Buon pomeriggio a tutti e anche oggi siamo con tre infermiere dell'ospedale di Chioggia, Laura, Jessica e Simonetta, tra l'altro istruttrici certificate IRC. Oggi affrontiamo l'argomento formazione in spiaggia. Una prima domanda a te, Simonetta. Che tipo di corsi fate in spiaggia? In questi anni com'è stata la partecipazione dei nostri bagnanti? Ciao Luca, sì, i corsi che eseguiamo noi in spiaggia sono dei corsi rivolti a tutta la popolazione sull'insegnamento di manovre salvavita come la disostruzione da corpo estraneo in età pediatrica oppure il massaggio cardiaco nell'adulto. Sono manovre molto semplici che non necessariamente devono essere eseguite da personale specializzato e quindi possono essere fatte anche dal semplice personale laico, purché sia correttamente formato. La partecipazione a questi corsi, possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, anche perché negli ultimi anni, per esempio, per quanto riguarda il corso di disostruzione del corpo estraneo, siamo riusciti a formare ben più di 1500 persone. Un'altra domanda, Simonetta, per te. Ci puoi spiegare in breve cosa si propone il corso di disostruzione pediatrica? Il corso di disostruzione pediatrica riguarda le manovre che devono essere eseguite in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in un bambino e quindi faremo una piccola parte teorica di circa massimo mezz'ora, dopodiché le persone si cimenteranno proprio sul manichino e quindi impareranno le manovre proprio sul manichino seguite da noi istruttori. Ciao Jessica, una domanda per te. Che tipo di differenze ci sono con il corso nell'adulto? Il corso dell'adulto appunto si approccia il riconoscimento dell'arresto cardiaco, l'attivazione dei soccorsi e una prova appunto delle compressioni toraciche sul manichino. Una domanda invece per te Laura, avete già delle date e gli stabilimenti dove si svolgeranno questi corsi? Sì, abbiamo già le date ben precise dove eseguire i nostri corsi sulle manovre salvavita. Le date sono le seguenti: Bagni Arcobaleno 27 giugno, massaggio cardiaco. Bagni Il Naviglio il 4 luglio, disostruzione via aeree. Camping 3-2 il 9 luglio, disostruzione via aeree. Stabilimento Astoria 16 luglio, massaggio cardiaco. Bagni Ardi 22 luglio, disostruzione via aeree. Camping Adriatico 29 luglio, massaggio cardiaco. Camping 3-2 il 5 agosto, massaggio cardiaco. Bagni Arcobaleno 13 agosto, disostruzione via aeree. Camping Adriatico 19 agosto, disostruzione via aeree. Ed infine Bagni Ardi 22 agosto, massaggio cardiaco. Bene, grazie ragazzi per la vostra disponibilità nel spiegarci la proposta formativa del progetto Vacanze Sicure 2019 per quanto riguarda i corsi negli stabilimenti balneari di Sottomarina di Chioggia. Anche oggi siamo giunti al termine della nostra breve intervista. Grazie per la vostra attenzione e mi raccomando, seguiteci sul canale YouTube e sui social del progetto Vacanze Sicure 2019. Ciao! Ciao! Ciao.